Grazie signor Presidente. Io utilizzo questo spazio per chiedere al Governo l'adozione di un provvedimento che consenta ai territori mantovani colpiti dal terremoto del 2012. Mi perdoni, onorevole Carra. Sì. Colleghi, per favore, c'è un collega che sta intervenendo. Si può uscire, ma si può uscire in silenzio. Prego. Grazie, signor Presidente. Dicevo che chiedo attraverso questo spazio al Governo di adottare un provvedimento che consente ai territori mantovani colpiti dal terremoto del 2012 di spendere le risorse che il Governo stesso e il Parlamento hanno stanziato per proseguire nell'opera di ricostruzione del patrimonio pubblico e privato. I nostri comuni hanno bisogno di personale tecnico per far sì che le pratiche vadano avanti. Serve prorogare il rapporto di lavoro, serve prorogare i rapporti di lavoro già in essere e che scadranno i primi di dicembre, quindi ben prima dell'approvazione della legge di bilancio. Serve incrementare il numero di questo stesso personale. Queste operazioni non comportano alcun onere per il bilancio dello Stato perché le risorse necessarie sono già nelle disponibilità della struttura che gestisce la ricostruzione, cioè la struttura commissariale. Dobbiamo pertanto evitare di far entrare il mio territorio nel paradosso di avere i soldi per la ricostruzione e di non essere in grado di spenderli in tempi celeri. Auspico pertanto che il Governo raccolga questo appello, che non è solo mio, ma di tutte le comunità mantovane colpite dal sisma. Grazie. La ringrazio. Ricordo che non essendo il Governo tenuto ad essere presente in questa fase, la Presidenza consiglia di svolgere atti di sindacato ispettivo anziché, diciamo, generici interventi che pur tuttavia rimangono agli atti. Avverto che con lettera in data 18 ottobre 2017 Presidente della Commissione Affari Costituzionali ha presentato